Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Ciao, stagione 17, episodio 192 R, mio podcasting. Ciao, ecco, questo è un po' un podcast a commento di un altro podcast sul professor Giannulli, su un evento nello scontro tra Israele contro Iran, prima avvenuto con un attacco missilistico, poi con una risposta israeliana e poi dopo con un altro attacco e via dicendo. Ecco, quindi è un commento un po' scaduto come uno yogurt marcito, perché praticamente stiamo parlando di vari mesi, dopo vari mesi, di una situazione che è già accaduta molti mesi fa. Comunque, è a mio avviso importante, se siete interessati, poter andare a visionare il podcast del professor Giannulli, che illustra molto bene la situazione, che illustrava molto bene la situazione all'epoca della data del podcast. Io qui a commento, in questo breve podcast, vi posso dire, a commento in relazione alla stessa data del podcast, non con il senno di poi, chiaramente, che al 5 ottobre del 2023 il Sole 24 Ore pubblicava il link perché Israele ha armato l'Azerbaigian contro l'Armenia, e cosa c'entra l'Iran? Ecco, tenete questa informazione e ponetela in un cassetto, il link praticamente lo potete trovare in descrizione di questo link. Ecco, poi questa informazione ci servirà più in qua. Solo nel dominio dell'aria, a mio avviso, può svolgersi una battaglia tra Iran ed Israele, ma il potere israeliano è più forte e moderno. F-35, F-15, F-16, droni per cassa, per supporto aereo tattico, rispetto, diciamo, al limitato, più piccolo potere aereo dell'Iran. Tuttavia, gli iraniani hanno costruito una numerosa serie di missili antiaerei che probabilmente schiereranno su aeroporti militari e centri di ricerca nucleari. Immaginando un raid aereo israeliano, probabilmente alcuni F-15 conservatori supplementari potrebbero fare da fuel tanker passando sopra il Sirac, che effettivamente il Sirac di difese aeree ne ha veramente poche. E poi invece F-35 e F-15E Strike Eagle potrebbero andare a picchiare sulle fabbriche di droni iraniane o sui centri di ricerca nucleari. Troppo rischioso forse usare delle aerocisterne israeliane, che comunque Israele dispone, perché far girare in tondo, in cerchio, nel Sirac delle aerotanker israeliane, ecco, per tutta la durata della missione, tra 8 e 16 ore, in varie ondate, non sarebbe, diciamo, una cosa estremamente sicura per le aerocisterne nel Sirac. Dunque, a mio avviso, l'obiettivo di Israele per ristabilire l'efficacia di Iron Dome, nonostante la strategia della difesa antimissile non sia una strategia sostenibile, ma per Israele lo era, che tanto pagava lo zio degli Stati Uniti. Sarebbe utile quindi danneggiare per gli israeliani gravemente la logistica iraniana che sostiene lo sforzo bellico russo in Ucraina e che era già stata obiettivo militare israeliano nel 2023. Ricordo il 29 gennaio 2023, The Guardian: droni attaccano fabbrica iraniana usata per rifornire Medio Oriente,
e la Russia per la guerra in Ucraina. Tutti i link li trovate in descrizione. 29 gennaio 2023, Forbes, operazioni segrete israeliane contro fabbrica di missili e droni iraniani potrebbero aiutare l'Ucraina nella guerra. 29 gennaio 2023, Reuters, USA, dietro l'attacco della fabbrica iraniana sembra ci sia Israele. 30 gennaio 2023, CNN, rapporto USA dice che c'è Israele dietro l'attacco alla fabbrica di armi in Iran. Questi sono fonti The Guardian, Forbes, Reuters, CNN, non sono sicuramente fonti putiniane. Altrettanto chiara l'opinione russa sulla questione Israele contro l'Iran, del 30 gennaio 2023 dell'ANSA. Russia attacca l'Iran e minaccia di sovranità al paese dell'Iran. Il link lo trovate in descrizione. 30 gennaio 2023, Prealpina, Cremlino, dice che attacco all'Iran è minaccia a sovranità del paese dell'Iran. L'attacco aereo israeliano sull'Iran potrebbe provenire solo da ovest? Beh no, il raid aereo israeliano potrebbe anche provenire dal nord, ossia con i velivoli alzati dall'Azerbaijan. Ecco, vi tirate fuori quella informazione iniziale che vi ho detto del 5 ottobre 2023 del Sole 24 Ore. Perché Israele ha armato l'Azerbaijan contro l'Armenia? L'Armenia, e cosa c'entra l'Iran? Ecco, mettere l'Iran contro la CS di Russia è certamente il sogno proibito del presidente occulto degli Stati Uniti, ossia Soros, a mio avviso, perché Biden è ovviamente dimostrato essere uno zombie. Incasinerebbe tutto il Caucaso se l'Iran contrattaccasse con un raid aereo sull'Azerbaijan, che è nella comunità degli Stati Indipendenti. Un gran casino esploderebbe in Caucaso, un momento in cui la Russia è più debole perché è coinvolta in Ucraina. Non credo che gli iraniani contrattaccherebbero gli azerbaigiani che avessero ospitato aerei israeliani. Più probabile che l'Azerbaigian e gli iraniani facciano pesare i droni venduti ai russi per la guerra in Ucraina, che gli azerbaigiani e gli ucraini facciano pesare sui russi il sostegno iraniano ai russi per l'Ucraina, che l'Azerbaigian e gli iraniani facciano pesare gli eventuali danni subiti dagli iraniani da un attacco aereo israeliano decollato dall'Azerbaigian, appunto partito da un territorio della CSI, anche per un mancato potere di comando e controllo russo nella zona caucasica. Ecco, gli iraniani chiederebbero come danni ai russi una secchiata di bombe atomiche tattiche russe da cui estrarre le testate atomiche da collocare in Mirv iraniane e raggiungere in pochissimo tempo quell'agognata capacità nucleare con IRBM e Mirv. Perché gli israeliani, senza tre sottomarini lanciamissili nucleari SSBN, uno in manutenzione, uno in servizio per garantire l'equilibrio MED con l'Iran, uno in prestato agli Stati Uniti d'America per il pivot in China ed intruppato nella flotta franco-britannica che magari potrebbe operare nell'oceano Indiano oppure nell'oceano Pacifico, ecco, gli israeliani senza i tre sottomarini nucleari prodotti dalla Francia con i denari americani, ecco, gli israeliani non potrebbero instaurare nel breve periodo un equilibrio MED regionale con l'Iran, e quindi l'Iran, Israele, potrebbe davvero prendersi appunto a testate nucleari tattiche, oppure essere razionali e trovare un accordo per tre stati in Palestina: Israele, lo Stato di Hamas e lo Stato dell'OLP in Cisgiordania, e successivamente Israele svoltare su un equilibrio MED con l'Iran con tre lanciamissili, sottomarini nucleari lanciamissili SSBN con M45 o M51 made in France. Un attacco aereo israeliano partente anche dall'Azerbaigian invece sarebbe auspicabile per il presidente occulto degli Stati Uniti, ossia Soros, con zombie Biden, ma a mio avviso sarebbe una vera catastrofe per Israele, che potrebbe pure fare una fine peggiore di quella che gli USA hanno fatto fare all'Ucraina nell'applicazione della coda della strategia di rigenerazione di Soros. L'Ucraina infatti avrebbe potuto rinunciare alla propria difesa, ospitare truppe russe sul proprio territorio, non avere idee folli di entrare nella NATO, non avere idee folli di entrare nell'Unione Europea
ma a beccarsi tutti gli investimenti dell'Unione Europea e gli investimenti americani e cinesi, diventando una democrazia non corrotta che riconosceva le minoranze russe. A differenza, diciamo, della Russia, per cui a questi punti i russi poi in Russia si sarebbero prima o poi chiesti come mai gli ucraini erano usciti ad avere una libera democrazia con votazioni più libere, mentre in Russia non si potevano, diciamo, ottenere tutto questo perché, diciamo, ci sarebbe stata solo la mono offerta politica putiniana. Ecco, ma Zelensky, a mio avviso, non ha mai avuto una visione strategica, è sempre stato teleradio comandato dal presidente occulto degli Stati Uniti, Soros, a mio avviso, perché Zombie Biden, ecco, non era molto capace, ma comunque è stato capace di applicare la coda della strategia di rigenerazione di Soros. Tornando alla questione Israele contro Iran, nel caso nefasto in cui Iran e Israele si pigliassero veramente a testate nucleari tattiche, i palestinesi sopravvissuti all'offensiva israeliana, almeno una parte di questi, potrebbero riparare nei bunker di Hamas. Bunker di Hamas che, oltre ad essere, diciamo, delle gallerie per sottrarsi al ferreo digitale controllo israeliano, potrebbero essere anche usati come shelter contro il fallout, dato che praticamente lì nella zona tra Libano, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, la superficie è estremamente piccola e gli impatti di un fallout sostanzialmente dipenderebbero dalle condizioni meteorologiche, a seconda di come tira il vento. Potrebbe esserci vento di terra, vento di mare, vento verso nord oppure vento verso sud. Ecco, ma probabilmente, forse mi sto sbagliando, chissà, forse gli israeliani nemmeno faranno un attacco aereo, boh, chissà. Comunque, che cosa si può dire? Dunque, è forte interesse, a mio avviso, di Netanyahu incendiare tutto il Medio Oriente per garantirsi una violentissima guerra perenne in Medio Oriente, per continuare ad accedere ad una parte del pingue budget militare USA, che altrimenti gli si contrarrebbe per Israele a causa dell'impegno USA nel pivot in China. Una perenne guerra invece in Medio Oriente permetterebbe a Netanyahu di restare indefinitivamente in carica politica e contemporaneamente di usufruire dei vantaggi del bilancio americano per avere armamenti a go-go. Peraltro, nel mondo, dopo il business del poker F-35, si è, diciamo, acceso il business imminente degli missili a gettata intermedia con testate nucleari tattiche MIRV. Vi ricordo la notizia del 2 agosto del 2019 sulle 24 ore. Gli USA si sono ritirati dal trattato INF, Intermediate Range Nuclear Forces, del 1987 tra USA e URSS. Tutti i link li trovate in descrizione. Ecco, ma ricordatevi bene una cosa: per vendere missili a gittata intermedia con testate nucleari e veicoli MIRV, missili, diciamo, IRBM costruiti in USA e venduti al mondo, mondo NATO o filo NATO, occorre che nel mondo ci sia il bisogno di questi armamenti, altrimenti nessuno se li comprerebbe, questi missili a gittata intermedia americani. Dunque, in prospettiva è indefinibile univocamente poter dire a priori quale sarà la posizione dell'impero sumerico iraniano in terza guerra mondiale in Siberia 2050. La World War 3 in Siberia 2050 è lontana e atteso che in Medio Oriente non vi siano campi di battaglia. Questo è possibile per World War 3 Roadmap Theory perché potrebbero già esserci stabilito un accordo di pace tra tutti gli operatori, che non avranno nessuna intenzione di andare a condividere la loro costosissima acqua desalinizzata con 1,2 miliardi di africani in movimento. Oppure è possibile che nel Medio Oriente vi sia praticamente una zona di pace e quindi resti sostanzialmente fuori dalle guerre puniche, perché potrebbe benissimo essere anche un'area tutta completamente nuclearizzata in cui i subsahariani non vi troverebbero niente.
Ok, per questa puntata è un po' tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.